Buona domenica, beh, se ne è parlato tanto in questi giorni. Sto riferendomi alla questione migranti, agli accordi che sono stati raggiunti a Lussemburgo. Il caffè lo prendiamo questa domenica proprio con il ministro degli interni Matteo Piantedosi. Buona domenica, ministro. Buona domenica a lei e a tutti gli ascoltatori. Dunque, dopo un lungo braccio di ferro che l'ha vista protagonista, dicevo proprio a Lussemburgo, i ministri degli interni dell'Unione Europea hanno firmato quello che viene definito un accordo storico sui migranti. Ci sono cose che la soddisfano e cose che la soddisfano meno? Guardi, il risultato è ovviamente frutto di una lunga ed inevitabile mediazione, quindi sicuramente un risultato di compromesso. Io premetto che non so cosa potrà cambiare nel passaggio parlamentare, ovviamente, ma ovviamente per noi non dovranno esserci arretramenti su alcuni punti fondamentali che abbiamo ottenuto in questa complessa mediazione, in questo compromesso, e a cui mettiamo un'importanza fondamentale per la tenuta del patto, anche se in una logica di compromesso. Questi sono quello che è stato detto, il riconoscimento del principio della solidarietà obbligatoria, che è molto importante, seppure con quella formula che abbiamo ottenuto da parte di alcuni paesi, poi di pagare una compensazione in denaro per le mancate accettazioni della redistribuzione nel fondo di cui abbiamo ottenuto l'istituzione. La necessità, la possibilità di fare accordi con paesi terzi per le riammissioni degli stranieri regolari, poi ecco il principio fondamentale contenuto nella previsione che per i casi SAR la responsabilità del paese di primo ingresso è di 12 mesi, che noi la intendiamo strettamente connesso con l'affermazione per la prima volta in un testo normativo della responsabilità europea sui casi SAR. Io voglio segnalare soprattutto la mediazione avvenuta riguardo alla compromesso su un testo normativo per la prima volta, non si trattava più solo di un documento di orientamento politico. Quindi questi sono punti fondamentali che varranno nei prossimi anni. Ecco perché io spero che, confido che insomma l'esame dell'Europarlamento non faccia arretramenti su questi punti fondamentali. Io volevo andare punto su punto e approfondire. Intanto cominciamo da quella che è stata definita la solidarietà obbligatoria, però non ci saranno i rimpatri obbligatori. Questo vuol dire che un paese che non accetterà la quota dei rifugiati che è prevista da questo accordo pagherà una cifra che si aggira più o meno sui 20.000 euro a migrante. La cosa che mi ha colpito è che l'Italia ha detto di no a ricevere soldi in cambio del fatto che si teneva i migranti. Questo è una novità o mi sbaglio? È una grandissima novità. L'Italia ha detto no al fatto di vedere per sé la destinazione di questi soldi come compensazione all'obbligo, diciamo all'onere di doverseli tenere. Quindi l'Italia ha preferito non fare arretramenti sull'affermazione del principio di solidarietà obbligatoria, ma prevedere che questi soldi, diciamo, queste compensazioni in denaro andassero appunto su un altro principio fortemente voluto dall'Italia, che era quello appunto il finanziamento ai paesi terzi, con quello che in Europa si chiama dimensione esterna, cioè quindi l'affermazione del principio che la tutela dei confini dell'Italia sono confini, è una tutela, equivale alla tutela dei confini dell'Europa. E quindi l'Italia è interessata ad un'azione europea per accordi presi con paesi terzi, per bloccare le partenze, per incrementare i rimpatri, e quindi non ha dimostrato di non avere interesse ad avere soldi per tenere sul proprio territorio tutti i profughi. La nostra è stata, credo, una posizione di dignità e soprattutto di visione prospettica, questa soprattutto mi permetto di segnalare. Quindi è sicuramente una grande novità, perché finora ogni discussione che si era sviluppata su questo punto prevedeva che lo Stato che non vedeva riconosciuto, lo Stato di primo ingresso come l'Italia, questa solidarietà da parte di altri Stati membri, ricevesse direttamente una compensazione economica. Noi abbiamo preferito che invece andasse a beneficio di un principio che molto più legato intimamente a quella che è la nostra visione della gestione dell'immigrazione a livello europeo. Ecco, questi fondi andranno invece appunto a paesi terzi che accoglieranno chi deve essere rimpatriato. Ora so che
diciamo che il braccio di ferro più sostanziale, lei, ministro Piantedosi, l'ha avuto con la sua omologa tedesca in riferimento a quello che significa la dicitura paese terzo sicuro. Le chiedo, chi stabilirà se un paese di transito è sicuro ed è il paese nel quale vengono rispettati i diritti? Guardi, innanzitutto rispondo alla prima parte della sua domanda, adesso poi il funzionamento poi di questo principio che noi abbiamo cercato di affermare, quello degli accordi con i paesi terzi. È chiaro che ogni verifica del funzionamento di regole che vengono innanzitutto scritte, sempre quindi uno dei temi, questo a tutti i livelli, insomma la verifica poi di quanto gli accordi, le regole che vengono scritte possono funzionare. Noi siamo molto convinti di sì. Ovviamente molto dipenderà anche da chi saranno i futuri interpreti di questo compito, quindi sia a livello nazionale che a livello europeo, perché queste sono regole che varranno negli anni. E da questo punto di vista, sulle possibilità che non funzioni, ci solleva, insomma, ci dà un po' di sollievo in prospettiva la clausola di revisione del patto che sta proprio a garantire che ci possano essere dei futuri adattamenti rispetto a cose che non dovessero funzionare. Per quanto riguarda quello che lei ha detto, potrebbe essere stato il braccio di ferro che io ho tenuto con la mia collega tedesca, è stata una discussione molto composta, molto, molto netta, ma molto composta sulla dicitura di paese terzo sicuro. Noi abbiamo fatto questa battaglia ed abbiamo ottenuto che possa essere anche lo Stato membro che, insomma, che dovesse sottoscrivere un accordo bilaterale a poter definire questa condizione del paese terzo sicuro, ovviamente in una cornice che è sicuramente di rispetto di quello che è il diritto internazionale. Insomma, questo era un punto per noi dirimente, perché prima di tutto per fare in modo che uno dei punti fondamentali del patto non venisse depotenziato in partenza, da regole astruse che poi in qualche modo, come abbiamo visto in altre cose, si sarebbero rilevate poi dirimenti, in qualche modo di fatto un depotenziamento dell'istituto. E poi perché ritenevamo che ci dovesse essere anche una fiducia dell'Europa rispetto agli Stati membri, rispetto al fatto di lasciare un certo margine di interpretazione. Quindi noi, ove dovessimo accedere a questa possibilità, cioè fare accordi con i paesi terzi, parlo come Italia, quindi come Stato membro, lo faremo nell'ambito di una cornice di rispetto del diritto internazionale e credo quindi, ecco, l'esplicita dicitura prevista nel regolamento prevede, insomma, che ci devono essere ragioni di connessione tra la persona interessata poi all'attuazione dell'accordo, la persona oggetto dell'accordo, rimpatrio, nella fattispecie, il paese verso cui lo si destina. Noi credo che saremo in Ci grado, fermiamo, insomma. ci fermiamo, ministro, qualche secondo Sì, e va torniamo bene. subito da lei. Eccoci, stiamo prendendo il caffè della domenica col ministro Matteo Piantedosi, il ministro degli Interni, e stiamo ragionando sull'accordo che è stato definito storico, accordo che ha visto protagonista il ministro Piantedosi con gli altri colleghi ministri degli Interni in Europa proprio sulla questione migranti. Oggi e anche nei giorni scorsi molti quotidiani hanno notato che a dire no a questo accordo sono stati Polonia e Ungheria, ovvero i paesi ai quali Giorgia Meloni ha spesso guardato come migliori alleati in Europa. E ci sono state appunto dichiarazioni, penso all'ex ministro degli Interni Marco Minniti, che hanno definito proprio significativa questa rottura del governo Meloni con Ungheria e Polonia sulla questione migranti. Lei come la vede, ministro Piantedosi? Ma guardi, io non so come possa essere definito quest'asse, credo sia una formulazione soprattutto di tipo giornalistica, ma comunque se si riferisce all'idea che l'immigrazione incontrollata vada innanzitutto frenata e regolata, allora io le dico che questa rimane ed è sempre la posizione del governo italiano, quindi con chiunque possa condividerla. Ovviamente tutto il resto sono posizioni di mediazione che si assumono e che sono state assunte rispetto alla necessità di approvare un importante testo normativo europeo sull'importantissima materia, come le dicevo prima, un testo normativo che andrà a valere anche per i prossimi anni. Quindi io non so se si sia rotto qualche asse, ma la nostra idea fondamentale, l'ispirazione fondamentale alla gestione di questo fenomeno, fondata su principi che l'immigrazione incontrollata vada prima di tutto frenata e regolata, rimane uguale a prima. Senta, ministro, oggi domenica la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni andrà a Tunisi insieme alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e anche all'olandese Mark Rutte. La Tunisia,
lo sappiamo, ha un ruolo decisivo per la politica migratoria dell'Unione Europea. Che cosa vi aspettate da questo incontro? Guardi, io credo che innanzitutto questa visita, questo incontro, per come viene svolto, è un'altra plastica evidenza del protagonismo che ha assunto in Europa Giorgia Meloni, se me lo consente il suo governo. Io credo che in prospettiva non potranno non derivarne benefici per le collaborazioni ed il sostegno che sicuramente dovremo rafforzare con la Tunisia, che è un paese di importanza cruciale dal punto di vista dei temi migratori e non solo. Quindi il fatto che la Meloni riesca a portare con sé la Presidente della Commissione europea e la conferma anche proprio della visibilità di questa centralità del ruolo dell'Italia nelle politiche europee. E tuttavia, penso anche al reportage pubblicato dal quotidiano La Repubblica che dà conto delle drammatiche condizioni dell'ospedale di Sfax. Ci sono corpi che vengono lasciati marcire, il termine è brutale, ma corrisponde, credo, al reale, marcire nei sacchi. Lei pensa che siglare un accordo con la Tunisia, garantisca quelle condizioni di umanità alle quali tutti noi e il governo italiano per primo aspira? Guardi, io credo che sottoscrivere accordi, sostenere quel paese, significa aiutarlo a superare anche questo tipo di difficoltà. Quindi noi non è che abbiamo una prospettiva di, come dire, di avere rapporti con paesi come la Tunisia, prescindendo dalle difficoltà che ha. Anzi, la Tunisia ci chiede in qualche modo di essere aiutata a superare le difficoltà che sta avendo. La Tunisia non è un paese che esprime posizioni di principio contrarie a quelle che lei ha segnalato, che se sono state fatte rese evidenti da quel reportage giornalistico. Ecco perché è ancora più importante provare ad avere formule di accordo con la Tunisia, anche e soprattutto per superare quelle difficoltà. Veniamo alle cose di casa nostra, Ministro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato nuove misure per contrastare la violenza contro le donne. Prevedono tempi più rapidi, procedure più rigorose, il braccialetto elettronico non più come un optional, ma un obbligo. Io mi occupo molto di formazione e di istruzione. Non crede che servirebbe una forma di educazione sentimentale già dalle scuole elementari per far capire ai giovani maschi come ci si rapporta rispetto alle loro future compagne. Perché qui siamo di fronte a una specie di stillicidio di donne che vengono uccise da maschi che sembrano, cito Vittorino Andreoli, del tutto anaffettivi. Sì, sicuramente, io l'ho detto già in precedenti occasioni, inasprire le norme, potenziare le misure di prevenzione è sicuramente importante, ma non è sufficiente. Il problema è soprattutto di educazione e soprattutto di cultura diffusa. Io credo che ciò che sta dietro alla violenza di genere è soprattutto un problema di educazione e di un problema culturale. E la scuola è importantissima, è fondamentale, è la prima istituzione. Proprio perché è destinata a formare le persone nei primi anni di vita ed è destinata ad affermare una cultura di rispetto del prossimo e di contegno di quelle che possono essere le peggiori pulsioni che l'individuo può vivere. Quindi sicuramente quello che lei dice, non solo abituare e formare ad una affettività più corretta e più giusta. Io dico, guardi, credo non solo sono episodi di anaffettività, ma sono forse episodi di eccessi a volte, di passioni, di pulsioni che quindi vanno frenate e quindi va creata una cultura di contenimento anche, quindi, che non può non passare attraverso la concezione e il rafforzamento del rispetto del prossimo e quindi anche e soprattutto Ecco, della. noi stiamo parlando di giovani uomini italiani, ma questa forma di brutalità appartiene purtroppo anche a giovani uomini che scelgono di entrare nelle forze di polizia. Io sono rimasta, glielo dico, abbastanza turbata da quanto è accaduto a Verona, dove nei giorni scorsi sono stati arrestati un ispettore e quattro agenti che pestavano, torturavano in questura persone che erano sotto la loro custodia. Io penso che un agente di polizia di 25 anni che
pur avendo la divisa, compia dei furti, chieda dei favori per entrare in discoteca, pesti, torturi, non sia stato sufficientemente selezionato. Le chiedo come vengono scelti e formati gli agenti delle forze dell'ordine? Guardi, la selezione per la verità è molto dura e severa anche secondo quello che riscontriamo dai giudizi di coloro i quali poi vi accedono e lo è anche proprio nelle verifiche dei requisiti psicoattitudinali. È evidente che poi questi casi lo dimostrano, che non tutto poi si riesce ad intercettare attraverso queste selezioni e del resto anche molti fattori di devianza possono poi manifestarsi e determinarsi successivamente alla selezione. Però ecco, innanzitutto voglio segnalare che si tratta ovviamente di un'estrema e esigua minoranza, anche se importantissima, e non tendo a sottovalutare il fenomeno. E affermare però il contrario è ingiusto, sarebbe ingiusto ed offensivo per decine di migliaia di poliziotti che ogni giorno dedicano in maniera diversa, con sacrificio e impegno, il loro servizio al cittadino. Sicuramente io quello che ne ho parlato col capo della polizia, noi dovremmo fare tesoro di questo. Di questo episodio per capire anche che cosa non è andato, al di là di quella che è la doverosa poi sottoposizione a procedimento penale, quindi alle verifiche successive in sede penale, ma dovremo cercare di che cosa non è funzionato, non ha funzionato in questo caso per capire come si può prevenire per il futuro. Ci sono delle valutazioni psicologiche cui gli agenti vengono sottoposti periodicamente per capire se c'è qualcosa che non sta funzionando nella loro mente. Sì, ci sono, guardi, c'è più in generale, io le ho detto, le procedure selettive sono fondate sui test psicoattitudinali, anche sui test fisici, sono requisiti per lo svolgimento dell'importante funzione che possono essere sottoposti a verifica successiva in termini appunto di verifica della permanenza del possesso di questi requisiti. Quindi sicuramente la cosa è possibile. Come le dicevo, sarà importante capire come può essere accaduto, ovviamente se tutto verrà confermato nel procedimento penale, proprio per capire come questa possibilità di attivare meccanismi di verifica successiva possano essere, alla luce di quell'accaduto, meglio affinati, insomma, ecco, meglio finalizzati per evitare che succedano episodi e situazioni come quelle che abbiamo visto a Verona. Senta, Ministro Piantedosi, Fratelli d'Italia ha depositato in Parlamento una proposta per abolire il reato di tortura. Ma lei è d'accordo? Guardi, io credo che la discussione nella fattispecie sia più che sull'abolizione tout court del reato di tortura, sia su alcuni aspetti della formulazione del testo che riguarda quel reato. Quindi non credo che nessuno pensi che la tortura possa essere legittimata per legge, ma come lei sa la polemica si è attestata molto sin dalla formulazione di quel testo e anche adesso su come il reato è stato previsto. Penso per il resto che vicende come quella di Verona, se confermate, sono peraltro gravissime a prescindere da ogni declinazione giuridica. Lo sono prima di tutto moralmente ed eticamente, ledono gravemente non solo le vittime, ma anche, come ho detto già in un'altra occasione, l'onore e la reputazione della Polizia di Stato, che è una delle istituzioni su cui fanno maggiormente affidamento i cittadini. Quindi la discussione sulla formulazione specifica di un reato fa parte delle modalità con cui si esprime la democrazia, ma non credo che ci siano dubbi da parte di nessuno sul fatto che quegli episodi, quelle violenze, quindi che insomma soprattutto siano maggiormente, devono uscire fuori dal nostro vivere civile, tanto più da parte di chi ha un compito doppio, essendo tutori dell'ordine, insomma, di esserne, di tenersene lontano. L'ultima domanda e torno alla questione migranti. Dall'inizio dell'anno oggi, le cifre parlano di 50 sbarcati in Italia. Quali sono le ultime stime, pensando alla stagione estiva che ci attende? Che cosa vi aspettate? Ma guardi, è difficile sempre dirlo, perché l'arrivo del bel tempo sicuramente favorirà le partenze, può favorire le partenze come statisticamente si è registrato sempre questo, ma devo dire che a parte le condizioni del bel tempo, che sicuramente ci saranno con l'avvento della stagione estiva, noi abbiamo già i primi segnali incoraggianti delle collaborazioni che abbiamo intrapreso con i paesi di partenza. Quindi siamo moderatamente fiduciosi, ovviamente ci vorrà del tempo, ma sul fatto che prima o poi, ecco, questi accordi di cooperazione che stiamo sempre più implementando possano portare i loro effetti anche a prescindere dalla variabilità delle stagioni.
Ministro, grazie, grazie per aver preso il caffè della domenica con noi, Grazie a lei. grazie al ministro Piantedosi.